testa. Cioè è quello che dico anche io ogni tanto. Siamo, io sono il Mario Balotelli di Smash. Dobbiamo aprirci un podcast in cui iniziamo a parlare così a caso di Smash, anche se non ne capiamo più. Il Memendrello Show. Esatto. Oh, comunque inizia questo mitico set. Come dice, leggendario. Come avevo detto, è classico. Come avevo detto, è stata la GF dello scorso mensile. E ha vinto forse, che vince ormai da quando Satizza ha deciso di ritirarsi a vita privata. E quindi niente, ormai vince solo lui. La gente ci prova a batterlo ogni tanto, però lui è veramente troppo forte, non c'è niente da fare. Eh sì, solo tu potevi, ormai solo nelle tue mani era questa community. Hai deciso di smetterla, e quindi niente, pazienza. Ma se non è oggi il porcone cala il poker, cala il poker. No, allora il porcone, attenzione, io l'ho visto comunque molto bello. Io l'ho visto riprendersi addirittura. Sì, devo dire che lo scorso mensile ha giocato benissimo. Ad Agrigento ha vinto il torneo. Io non l'ho visto il torneo perché non era in streaming, però ha vinto. Ora è in top 8 alla winner, ha battuto Pand, cioè nel senso sta giocando pure bene ora. Sì, ma infatti spero che si sia definitivamente ripreso, perché mi chiedono i 10 giocatori più forti che ho giocato. Che hai giocato? E chi sono? Questa è una bella domanda. Mamma mia. Poi ti rispondo. Attenzione, Bair, ha provato a giocardarlo? Ma i 10 giocatori che ho giocato con o contro? Attenzione. No, vabbè, sto facendo non lo sappiamo. Castano non si è mai capito cosa voleste dire con quella frase. Ottimo spike. Ah, ma in svantaggio, non me ne ero accorto. Pensavo fosse la prima stock del set, invece l'avevo anche commentato, l'aveva fatto col rullo. Ragazzi, mi è venuto l'Alzheimer in diretta. Dopo qualche attenzione. Giorno capita. Lì voleva rubare. Però lì ha provato. Le ladrate ci stanno su questo gioco. In realtà ladrare, secondo me, è la migliore soluzione. Bello questa smash. Perché alla fine, cioè, letteralmente hai skippato l'advantage. Sei passato a questo. Ah, lo voleva. Legge Trump, già ero senti e moriva. Attenzione. Bel mesh, però. Attenzione, la Bair. Ottimo Bair che è meno 2, letteralmente. Uno scudo in aria. Attenzione al forcone che però lo vediamo favorito alla vittoria di questo primo game, ma non si può mai sapere. Comunque forse può rubare. No, tra l'altro Inkling, ricordiamo che quando porta la versione a una percentuale troppo elevata non si sa mai cosa può succedere. Ecco, però non ha ancora killato una volta con la combo, però ha killato normalmente. Tra l'altro la buia su Rob è tipo minuscola per qualche motivo. Sì, ma nonostante sia molto grande, secondo me ora c'è in percentuale, ora non più. È tipo di, però perché è troppo pareggio. È anche di pochi, di pochi punti non percentuale. È percentuale ora. Perché è troppo pareggio. Ora ve lo dirò. Io ho la chart di. Ah, ho capito. Però poi devi farti il calcolo con la range, aggiungi 20%. Vedi, appunto non ci prova nemmeno. Perché lo sa. Perché lo sa che è una merda. Lo sa. Però secondo me sarà amore. No, però 127 è troppo. Dov'è? 121-130. Addirittura. Però quindi con la rage forse potrebbe. No, essere... ora si va di best stroke kill sicuramente. La combo di. 121-130 è 9%. Lì, secondo me se comunque gravava. Non è. Lì si aggravava, vinceva. Però non è neanche tanto. Prendeva. Vediamo. Comunque, percentuali attivi. Sì, ormai. Percentuali fucsia. Morto sopra. Vabbè, comunque era 200, ci può stare. Ora momento brutto per entrambi i giocatori. In realtà al momento è even. Perché Inkling l'ha portato nella percentuale quella della Discord. Già, ora deve trovare come kill. Ora deve capire. No, deve capire come la oh no, si è, ha fatto che ti ha portato. No, ovviamente no. No, non basterà. Left throw. Ormai punta solo a fare i percentuali. A colpirlo. A fare una backthrow. Rolla! Pettalo! Pettata? No, ma la pettata ormai è passata di moda. Ma quando mai? Lì ha provato la fake. Che era una mossa di kill. Quella lì è una delle prossime kill. Oh! Mamma mia, ragazzi. Che tragedia. 2 minuti e 30 sul ti prego, porco. Non sa veramente più come cazzo lo deve ammazzare. È proprio disperato. Si gli serve una backthrow o una fake. Va, vediamo. No, lì se noi poteva aggrabbare. Attenzione, Fair. Bel Perry. No. Qua non sa. Ha fatto il Perry della vita. Che mossa di merda. Ragazzi.
Il back end 195%. Mi dispiace un po' per il forcone, devo dire. È andato al get up, prendi il... Oh! Era tilt! È bastardo! Il forcone ti dice oh mio dio. Ha detto porco. L'ho morto io. No, ha detto oh mio dio. Ah, ha detto oh mio dio. Oh mio dio. Beh, ci sta. Vediamo. Vediamo il game 2. Questo game 1 letteralmente al cardiopalma. A me è venuto l'Alzheimer e l'infarto nello stesso set. Sì, sì, quindi veramente. No, non credo piccherà Kirby, sinceramente. No, perché dovrebbe? Non lo so, in realtà l'ha usato. Però non mi ricordo a round 1. Attenzione. Ammazza, è già. Vabbè. Oddio. Ma ne hai Inkling combo figa con il gyro? Ma chi Inkling? Questo. Wow. No, non l'ha. Era incredibile però. E in realtà non credo esistano dei gente che fai setup col gyro di pubblica. No, di ma che solo Shanky Kong. Non è vero, invece quello che gioca Steve Rockman l'ha fatto per ogni persona. Vero, l'ha fatto per ogni PG. Allora io sono poco aggiornato. Ma recentemente? No, qualche mese fa. Ah ok, recentemente. Per me tutto ciò che è successo dopo il 2021 è recente. Eh sì, raga, perché è stato il momento in cui effettivamente l'università ha iniziato a rompere le palle. Oh, l'ha sotterrato! Però non l'ha preso dallo sweet spot. Il porcone ci starà disperando perché aveva letteralmente preso la stock. Vabbè. Non viene preso dal gyro. Invece lo prende lui. Ottimo, fa veramente delle super combos. Bella un tilt. Inkling è il primo personaggio di Smash Out. Ah sì, è il primo personaggio di Smash Out. A 130, no, non è in pratica. Vabbè. Che cacata. Il setup è il cyberbullismo. Sì. Niente, non ha setup non col gyro. Intanto il centone è ancora una volta fucsia. È morto. Vabbè ragazzi, non è mandato da nessuna parte. Ovviamente il gyro è fatto apposta per Rob, quindi i setup veri c'è da tutti i Rob. Gli altri PG. No, ma Dio, c'è un personaggio che è stato possiamo usare. No, sì, però tipo Mi Brawler lo dice molto bello. Chiami Mi Brawler. Però con il. Con la B rappresenta quello broken di Smash 4, quello. Non quello che si usa adesso. No, sai. Quello che si usa adesso. Quello che è tipo. L'helicopter kick. Ok. No, quello cosa Shinon, quello del 2002. Ok, l'altro ancora. Me, quella no, tipo. Ok. Infatti non ce l'ho presente più. Lo so. Quello che va, vabbè. Ok, è praticamente lo stesso setup del. Ah, invece di fare con i pugni lo fa coi calci. Sì. Ok. Però va in orizzontale. Quindi chi è in orizzontale? Mamma mia, un sacco di power. Minchia, assurdo. Attenzione, manco ci prova l'altro ancora. No, così non riesco un po'. Ah, ho capito, grazie. Qui abbiamo il commento tecnico. Ma meno male che c'è RDR che sta, è il commento tecnico lui. Beppe. E la regia. Attenzione. Petro neanche ci prova a rubargli la stoccola dell'altro. Grazie, commento tecnico. Però l'ha spikeato. L'ha spikeato. Ma Davide, povero Davide, mi dispiace. Minchia, bravissimo. Qui l'ha finato prima perché era la sua piattaforma. Perché se come, non avrebbe killato. È come la Juve che è arrivata in finale di Champions con col Barcellona. Che c'erano Tevez e questi di qua. Sì, era incredibile. Pirlo. Infatti. Davide, Tevez e Pirlo insieme. Ah, è letteralmente la stessa cosa. C'è pure Pogba. Quando non è addopato è morto, sì. Marchisio, era sempre. Ci anch'io ci godo che non hanno vinto. Come la Juventus, David non vincerà questa finale di Champions. Vabbè, però in realtà David è più come il Real Madrid, perché vince sempre. Vince sempre. Tu sei un coglione di merda. No! Sei Bobo tu. Chi? Bobo. Il reale è Peppino. No. Sembra che gli aiuti.
Ah, perché no, gli aiutini della UEFA ce l'ha lì. Attenzione, non dite, non ha preso lo switch. Concentriamoci su questo last top situation incredibile. Oh, ma l'ha preso lo stesso. Secondo me pensava che l'inchiostro lo stick by cast. Oh! E non è successo. Attenzione, mamma mia. Ma l'ha interrato! Ha vinto! Semi interrato! Ed è 2-0 per il porcone! Chi l'avrebbe mai detto? 2-0 per il porcone! Ragazzi, papà, fai piano! Io non l'avrei. Allora, ragazzi, attenzione perché forse che in 3 è pericoloso. E ve lo posso assicurare io. E che ne sai tu? E ci ho giocato prima! Ok. Inizia il game 3 su PlayStation 2. La migliore console di sempre. Non sono d'accordo. Insieme al Nintendo DS. Oh! Mi hanno appena dato del boomer, io non me ne ero reso conto. Se è vero. No, ma che boomer, io sono giovane tanto. Ok, bellissimo questo Nair. Inizia il ledge trap del cyberbullismo, che però non si concretizza. Up tilt, un'altra up tilt, è la prima volta che penso che per usare Pork quella mossa. Il down tilt? No, l'up tilt. Ah, sì. Lo usa poche volte, però ha funzionato. Fa schifo. Però bisogna usare anche le mosse brutte del proprio PG per mix appare. Gli spara all'altro lato dello stage. Ecco, la mossa di giro di pallottina qual è? L'F tilt, ma proprio senza pensarci. Ah. Però ha qualche utilità. Minchia. E poi c'è l'up tilt che è una kill move per tilt. Cioè nel senso che hanno buffato, ma ammazza letteralmente solo quando il signore mamma non mia, è un pezzo di merda. C'è cosa sbagliata. Oh! Very up smash! Un altro up smash! E il porcone è in vantaggio, attenzione! Un forse che carica questo F smash! Aspettato che cazzo! Attenzione, ottimo parry, è tilt. Va bello l'altro parry sul laser. C'è da dire anche che Pork conosce veramente tanto questo matchup. Cioè si vede proprio che è studiato, è veramente studiato in questa cosa. Magari la mia mossa migliore fosse il tilt di palo. Oddio. No ragazzi, non lo volete veramente. Ma che dici? Beh, giocatore ha tutte le mosse fortissime. Ah, il 6B è la mossa più forte del gioco. Attenzione. Lancia. Attenzione. Bellissimo per shooting, che però. Ma che ne pensi di questo spot giù sulla grada? È un po' disrespect. Un po' disrespect, sì, un po' immorale. Però. Pork è il signore dei ladri, quindi non fa cose moralmente corrette. Ha irdoggiato, però è tornato, quindi bravissimo. Attenzione, un up smash per prendere nuovamente Inkling. Situazione buona, ci suggerisce RDR, non so per chi, per quale PG. Oh, vabbè, ancora una situazione difficile. Lo ti bagga, perché se vedi è più immorale di spot doggiare le grab. Sì. È morto come un pinnalocca. Sì, assolutamente è morto. Ok, non l'ha detto. Attenzione, bel parry. Un altro bel parry. Vabbè, comunque è il signore dei parry. Qua non riesce a fare il setup corretto. Non meritavo. Niente, però bello la smash. Quindi una situazione adesso even, veramente even. Chi è che dovrebbe menare uno shot? Nessuno secondo me. Cioè, Mischi, scusate, stavo scherzando. Ok, oh, down tilt. Davide. Comunque lui è il favorito, oh. Sì, ragazzi. È morto. 2-1. Non riuscirò a fare. Ma c'è il Discord di chi è questo? Io lo chiudo. Chi è Jay? Io sto leggendo. No, ah, just play. Chiudiamo. 2-1. Quindi. No, mio fratello non dovrebbe menare uno shot. L'altro giorno abbiamo giocato.
tipo prima del mensile, che era venerdì. E lui mi ha giocato tutta la sera Ken. A fine serata ero veramente devastato. Non ce la facevo più. Non ce la facevo più, ho iniziato a picchiare il random. Ero veramente distrutto, devastato. No, perché alla lunga è difficile giocare con Ken. A un certo punto il tuo game plan super optimal, bellissimo, viene distrutto da, dalla tua testa. Purtroppo capita. Va bene, io direi così. Oh, attenzione, bello la pair. No, secondo me no. Io ho detto sempre di giocare a Aegis. Continuerò a dirglielo. È passato sotto il gyro comunque, il porcone, bravissimo. Con il suo dash incredibile, il più broken del gioco. Però è vero, effettivamente è molto molto forte il dash di Inkling. Una delle cose che di cui forse Porky abusa poco. Cioè, nel senso, ne abusa, ma potrebbe abusarne ancora di più. Addirittura. Sì, certo, mica è incolpibile. Letteralmente la tua artbox non esiste più. Oh, bello, bellissimo questo. Tra l'altro era una situazione di merda, perché qualunque cosa avesse deciso di fare sarebbe morto. Il down smash era... qua, qua rolla in, bravo. Tecca in. Niente, non si vuole fare più in terzo. Vediamo. Bello questo bear. Bello il fair. È morto, bello, bello. David per ora sta avendo questo pattern. Cioè, i primi due game si è messo in difficoltà e poi si riprende. E poi capisce tutto quello che sta facendo l'avversario. Si vede anche che generalmente non è stato proprio attivo in questo periodo. Per ora nessuno in realtà è stato molto attivo. No, solo Peppino, però. Solo Peppino, e tra l'altro qua in Sicilia è da tipo 3 settimane che non facciamo tornei da nessuna parte. Oh, bello questa affair. Quindi siamo tutti un po' ruggiti. E io copri il landing, il tree stock. Il tree stock. Ed è 2 a 2. Quindi game 5. Sì, 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 ragazzi, a cura, perché forse. Forse in svantaggio è più forte di forse in vantaggio. Ma veramente, però. Perché sicuramente anche se perde prende delle informazioni intanto. E penso che sia quello che lo fa meglio forse in community. E poi ovviamente dalla sua il fatto che è molto forte, molta esperienza. E vabbè, e quindi si vede sempre. Game 5. Non ci avrei puntato, questo game 5 perché è sul 2-0. Attenzione, appai. No. All'NDR, ti lascio la sedia, perché vedo che sei più attivo. È più attivo. No, ma che dici? E niente, Sasizza si è offeso con RDR. E quindi. Ottimo Nair. Quindi, okay. Che viene però punito. Quindi continua. Quindi non è ottimo. No, mi sembrava ottimo perché pensavo avesse reversato. Ottimo Perry. Oh, comunque, veramente è il signore dei Perry sul Navy Rob. L'unico che mi fa fare così consistent, almeno a Palermo. Non so nel resto del mondo. Ho provato un dare. Ottimo da un tilt. Lo tiene ancora a ledge. L'ha riprovato. Ti ha dato il jump su sconto. Un up smash che purtroppo non ha connesso. Si vede la differenza. Di cosa? Di dire tagli due. Ah, certo. Minchia. È stato si è preso la splatter bomba in maniera inaspettata. Ed è morto stage spikeato. Vabbè, secondo me non si aspettava proprio che lo colpisse là. Sì, qua. E quindi niente. Ok, Polkone è ancora in gioco. Kid buona. Ok, tieni il gyro, bravissimo. Okay. Non riesce a killarlo. Ci vuole via da una situazione terribile. Ottimo. Lo tiene là. E niente, purtroppo non. Oh, bello, bello. Bello adesso da un tilt da smash. Ma io tipo per spero. Non si tifa in streaming. Io lo faccio. Ah, non riesce però a proseguire la combo. Ancora. Altri danni. Ok. Diciamo che Corob comunque non è mai detto, perché veramente ha un advantage spaventoso questo personaggio. Anche se si trova in svantaggio riesce sempre.
Sì, e poi muore molto tardi. Oh, mamma mia. Bello il Gyre, bellissimo. Ma è bello tutto, non so niente. Ah! Non connette buia. E adesso adesso è fuori alla percentuale. Ma nel mio prima c'è 121-130, era in percentuale. Era in percentuale. Ok, ha letto il Gerrap Attack. Da un tilt, da un tilt. L'ha provato a grabbare. Ok. Qualcuno ce l'ha. Il Bayer che lo ferisce veramente nell'altro mondo. Finisce proprio sopra il gyro e l'up smash fa quello che deve fare, ovvero killare, il suo lavoro. Game veramente teso, meno dominato rispetto al precedente da parte di Forze. Vediamo un po' se... è un leggero svantaggio. Up tilt, up air, un altro up air provato, okay, dopo allora, il landing con laser. Up air, adesso sono veramente even. Gli ha dobbato il giro, la spada in alto. Prende tutto. E poi ha senso sparare in alto perché lo togli dal gioco per un po'. Sì, può essere. Ci può stare, ci può stare. Ah, qua ha provato a reversarlo. Ok, tutto è inchiostato. Quindi si prende un po' il ledge trap fortissimo. Lo colpisce comunque col Nair, ma è... però porca riesce a tenerlo. Però è morto, mamma mia. E vince porca 3.